Mi offende il fatto che quando non sono d'accordo su una cosa, immediatamente mi dicono: ehi, ehi, tu remi contro. Non sono d'accordo. Non è che remo contro. Mi offendono le nocche dei giornalisti che battono il vetro sulle auto dei terremotati e chiedono: come va? Avete passato la notte in macchina per paura? Cosa gli possono rispondere? No, volevamo vedere l'alba. Mi offendono quelli che si mettono il casco da pompiere e si vede che è la prima volta. Mi offendono gli ospedali costruiti sui castelli di sabbia sulla spiaggia. Mi offertono 100 parole tipo: fermoli, andate al mare, paga lo Stato, fate finta di fare una bella vacanza. E quelli del Belice: a proposito, c'è qualche stanza anche per noi, che siamo qui da anni nei container. Mi offende l'entusiasmo nazionale per un cane randagio salvato dalle macerie, quando nella stessa trasmissione due giorni prima tutti volevano sterminarli in Sicilia. Mi offendono gli ingegneri che sostengono che le case crollate erano in regola, era il terremoto che non era norma. Mi offende il design, visto che c'è il salone del mobile, perché secondo me il tavolo deve essere a forma di tavolo e le sedie a forma di sedie. Ieri sono stato seduto 2 ore su un portaombrelli. Mi offendono i gadget quotidiani, mi offendono la social card, mi offende che l'AIDS si combatta solo con la castità, e mi offendono anche gli unici profilattici consentiti dal Papa, quelli senza punta. Mi offendono i farmacisti che quando gli chiedi la pillola del giorno dopo ti dicono: passi domani. Ma io ne ho bisogno oggi, e lei passi domani. Ma io ne avevo bisogno oggi, e passi domani. Mi offendono che quello che invoca il silenzio sia quello che parla di più. Grazie, buon 25 aprile.